Bene, sugli ultimi momenti, prima dello spettacolo, io stavo preparandomi per la presentazione iniziale, credo che gli attori siano pronti, credo, me lo auguro, perché sennò quindi, abbiamo un sacco di pubblico, il teatro è pieno, io sono felice di questo, sono felice della mia compagnia Pantera Rosa, sono felice di dirigerla e speriamo ancora un successo anche questa volta, ce lo auguriamo, è bene. E tanto esci tu, no? Sono 10 meno 10, dai, 10 meno 5. Perché poi mi hai detto che fanno ancora... Non ci credeva nessuno che sarebbe nata una compagnia, invece ce l'abbiamo fatta. Da zero, 25 persone. E ce la stiamo mettendo tutta. Varie esperienze, danza, teatro, e ci divertiamo insieme. Attenzione, si taglia con il coltello. Mamma mia. Pia, lei è già andata 27 volte in bagno, Pia. Io vado sempre un sacco di volte in bagno prima di partire. Mi chiamo Michela Cabrini e faccio parte della compagnia da quando è nata. E ho sempre svolto vari ruoli perché nell'arco dell'anno ci sono stati molti cambiamenti, mi sto divertendo un casino. E niente, continuo a far parte della compagnia perché mi diverto sia con il gruppo che stare anche sul palcoscenico. È uno spettacolo molto brillante e il nostro regista è fantastico. Questa è la mia prima volta in scena e spero che vada tutto bene. Io sono Sara, sono entrata in questa compagnia perché volevo mettermi in gioco sia come attore, meglio attrice, che come anche scrittrice, perché a me piace anche scrivere, quindi volevo fare qualcosa di diverso. Sono entrata in compagnia perché conoscevo alcuni attori e poi ci sono rimasta perché mi diverto un sacco. Nello spettacolo faccio la zinga, la violinista, che è un po' il grido parlante dello spettacolo. E niente, è stata una bellissima esperienza e vorrei salutare il regista. Ciao Paolo. Ci manca Biancaneve. Brava, ti vedo. Sono Sorina Timis. Sono venuta in compagnia insieme a Ingrid, così, perché cioè volevo comunque cercare di cambiare me stessa, essendo una persona molto timida, cercare di tirare un po' di forza. Io fossi in voi, consiglio, una telefonatina la farei al medico magari. Ciao uomo telecamera, io sono Laura, nasco insieme alla compagnia, sono una delle autrici. Non ce n'è bisogno perché guarda com'è rigoglioso il mio orto di farfalle. Sono entrata nella compagnia per mettermi in gioco, per fare qualcosa di interessante, e per divertirmi, conoscere nuova gente. Ciao, io sono Federico Pirola, faccio parte della compagnia da un anno e un paio di mesi, dal 31 di dicembre lì a cavallo, mi hanno preso durante la festa di Capodanno dell'anno precedente, quindi del 2011. Sono i commenti adesso? Spettacolo di Capricioli. Lo faccio perché mi diverto, perché mi piace stare in compagnia soprattutto, e
perché stare sul palcoscenico è una figata pazzesca, cioè ti dà un'adrenalina incredibile, è troppo bello. Ah, le ho mandato la mail mentre ero in aereo, su, lo cerchi subito. Un attimo, dottore. Adesso volevo rientrare, sono già in ritardo. Io lei Fortnite, dovevo lavorare, in aereo. Allora, vediamo. Offerte motivi te zenska, Macedonia, Golden Point, Groupon, Groupali, Alex, Bonus. Allora, vecchi, questo report, pronto? Sì, arrivo, ma per quanto le serve, dottore? Sa, io stavo andando a casa, veramente, sono già le 8. Le 8? Le 8? Sì. Sono già le 8! Ah, vecchi, dimenticavo una cosa. Sì? Mi raccomando, domani mattina, alle 7 puntuale. Tu vuoi rubare la scena? Come sei? Io sono Nadia. Sono... cioè, ho cominciato un po' Betty Boo. Ci vuole provare con il regista? Come è tutte quante? No, la metro, la metro. No, ho cominciato a fare teatro perché è un'esperienza meravigliosa, ti tira fuori un sacco di lati che non vorresti conoscere. Ciao, sono Davide, faccio parte della compagnia da quando è nata, ho contribuito a scrivere il copione di questo spettacolo, all'inizio è nato come un progetto per le scuole, adesso ci ha preso molto bene, è la quinta replica che facciamo, quindi sono 2 anni che siamo in ballo con Non c'è niente da ridere. Ti spegne. Cosa devi spegnere? Il nostro personaggio di cui insomma. Ma sai che non lo ricordo io questo qua? Interpreto in questo spettacolo 3 personaggi, di cui uno è questo, che è Cui, che è un marito adultero, che ha una moglie particolarmente presa bene con i reality show, e quindi entra in casa indisturbato con la mia amante. Vai piano! Vai piano! Ma come piano? Ci sono i reali, tipo moglie è assente, e invece io sono presente, passato il futuro. Ma piano che mi strozzi, molla! Io sono Marta, e interpreto Lalla, che è la casalinga dipendente da Reality Show, e sono in compagnia perché ho iscritto all'associazione, sono stata contattata quando è stato messo in piedi questo spettacolo, e mi piace molto e mi diverto anche se è stancante da morire. Ciao, mi chiamo Carlotta, ho 21 anni, faccio teatro da 10 anni, so fare solo questo per quello che lo faccio, mi diverto. Silenzio che iniziamo! Attenzione, perché si gioca anche la canottiera! No! Sono in questa compagnia da circa 2 anni. Ok. Quindi ho iniziato a fare le prime repliche, poi per vari impegni mi sono un attimo congelato, però ogni tanto vengo a fare qualche compassata al cuore. Ah! Ah! Il nostro campione! Ah! Una bella coppia d'asti! Mentre per Jack una coppia di re, con quello sul tavolo è un tris. Ma un attimo di suspense! E abbiamo un asso, il nostro campione vince e si prende tutto! E l'ultimo personaggio è Black Jack, che è un giocatore di poker, è molto bravo, tant'è che continuamente perde tutti i suoi averi e rimane in mutande durante lo spettacolo. Che palla di culo! Ecco,
Ciao, mi chiamo Ingrid e niente, ho iniziato perché volevo un po' fare qualcosa di diverso. E niente, mi piace molto, mi trovo bene, c'è una bella atmosfera. Ovvio c'è sempre l'agitazione dietro le quinte, ma poi vabbè, si cerca di fare il meglio sul palco e niente. Io niente, studio danza da tanto, e danza e teatro, e questo è un hobby, nella vita faccio l'ingegnere. E diciamo anche che Valentina è la responsabile della sezione giovani della LAUS, che è l'associazione culturale che ha dato vita a tutto questo progetto sulle nuove dipendenze, da cui poi è nato lo spettacolo Non c'è niente da ridere. Insieme siamo Alicia e Becky, nello shopping compulsivo, le malate di shopping, ovviamente le più fashion di tutte, Valentina e Melania. Faccio alcune parti nello spettacolo, tra cui il bosteggiatore, l'agente e il Romeo. Perché lo faccio? Per dimostrare a chi mi vuole male che alcune parti si possono interpretare anche se... e no, lo faccio a parte scherzi per la passione per il teatro. Ragazzi, mi raccomando, tornate a casa, che questo è un quartiere pericoloso, non c'è niente da vedere. Andate a casa, mi raccomando. Oh, si è visto qualcosa? Hai nascosto bene? Fabio mi ha scelto perché sono realistico. Faccio il fattore della vita, ma ho visto strada, quindi ho preso pure per lo spettacolo. Poi c'era anche Anna, no? Abbiamo fatto insieme. Piuttosto ero venuto a trovare tuo fratello, Picchio, giusto? Io sono il Ciuffo. Se volete la qualità, dovete passare da me. Sì, ma... Silenzio però. Uè, silenzio. Io giro da queste parti, ma... Silenzio. Adesso intervistiamo quelli che ancora non sanno la parte che stanno ripassando. Ma cioè, dopo la settima volta ancora hai questi problemi? Sì, ancora questi problemi qua. Ma devo affrontarli un po'. Ma qual è il vostro motto in genere quando... Secondo te? Merda, merda, merda. Però ci credo tantissimo in questo spettacolo, è molto bello e spero che anche questa volta vada bene. Chiamo Giorgio, sono uno, sono, diciamo, il più giovane della compagnia, senza contare Andrea. Andre. Sì. Ma dove? Sei tu la parte che figlio. Invito tutti quelli che vedranno questa intervista ad avvicinarsi a noi, a noi magari, però in generale avvicinatevi al teatro perché è veramente una bella cosa. Ciao a tutti. Vai, sei il tuo raggio, vai. Vai un po' rapidi.
formazione abbiamo una storia di tossici. Vediamo le papocche. Io entro così. Sì, un po' stupendo. Stiamo entrando? 3, 2, 1, vale! Sai che non lo so, è un backstage di circa 7 ore, tipo corazzata potionchi, cotionchi e niente, ciao ragazzi. Ciao. Dai, un bel saluto generale.